Ma il titolo della diretta? Ok, perfetto. Allora, siamo all'ingresso di Marinagri. Come potete vedere, è diventato un centro di massima sicurezza ormai da anni, dove non si capisce in base a quale autorità e a quale potere loro possono tenere la sbarra abbassata e controllare il traffico. Controllare non solo nell'accesso, ma addirittura prendono le targhe. Infatti a me stamattina mi è capitato che mentre volevo entrare con l'auto dentro Marinagri, gentilmente la guardia giurata all'ingresso mi ha impossibilitato nell'accesso, mi ha detto che non potevo entrare, previa chiamata al presidente, il quale presidente di Marinagri ha detto che io posso entrare o a piedi o in bicicletta. Caro presidente di Marinagri, tu non sei né lo sceriffo, né il sindaco di un comune autonomo, né il proprietario, né il generale, né il feudatario di tutta questa enorme estensione di territorio. Tu non ti puoi permettere di privatizzare il demanio che ti è stato dato solo in concessione. Qui deve essere garantito l'accesso a chiunque, non solo ai tuoi amici petrolieri, come quelli della Rofimi, con i quali pensi forse di pagarti qualche debito del tuo fallimentare progetto turistico. Abbia almeno il coraggio di accettare un pubblico confronto su tutte le nefandezze che da anni stai facendo, perché anche la politica ti permette di farlo. Del resto, l'impianto di De Magistris, di Toghe Lucane, è assolutamente fondato. Infatti, qui, stando mezz'ora, perché è da più di mezz'ora che sono fermo qui, perché non posso entrare, sono entrati già il sindaco di Policoro con la sua New Beetle blu, sindaco Mascia, al quale ho palesato questa grave ingiustizia, e lui è andato via, fregandosene altamente, come è abituato a fare il nostro comandante Schettino. E poi è passato anche il figlio del presidente di Marinagri, che guarda un po', è il dirigente del settore finanziario. Quindi, in poche parole, cumbari e cumbarielli, amici, amiche, si incontrano tutti a Marinagri e qui decidono, controllati e controllori, decidono insieme che cosa fare del territorio e privatizzarlo.